Ciao ragazzi, allora oggi video sui prodotti bocciati, ossia quei prodotti con cui non mi sono trovata affatto bene. Devo dire che ne ho qualcuno da mostrarvi e soprattutto ci sono dei prodotti che ho potuto provare alcuni per un anno intero, quindi li ho bocciati dopo aver dato loro tantissime possibilità. Prima di iniziare con questo video vi volevo far vedere questi orecchini, secondo me carinissimi, vedete? Questi qui fucsia con questo cameo. Questi mi sono stati inviati da una ragazza che li realizza a mano, che è una pagina, Valentina, a cui mando un grosso bacio. È una pagina che si chiama Lovely Cat Jewels. Vi lascerò poi il link alla sua pagina giù nell'info box. Questa ragazza è stata carinissima perché mi ha inviato tantissimi accessori, orecchini, collane e bracciali fatti interamente da lei a mano. È veramente bravissima e vi consiglio di dare un'occhiata alla sua paginetta. E ti mando di nuovo un grande bacio. Comunque, iniziamo con questi prodotti. Cosa vi faccio vedere per prima? Allora, il primo prodotto che vi mostro è uno smalto di OPI. Come ben sapete, gli smalti di OPI sono molto molto cari, però contengono tantissime ml e sono molto molto famosi perché appunto alcuni dicono che sono gli smalti migliori al mondo. Io ero molto curiosa di provare gli smalti OPI, e volevo appunto puntare su un colore che fosse neutro, un colore che potesse essere utilizzato tutti i giorni. Questo è il Bubble Buff. Cosa non mi piace di questo smalto? Ragazzi, questo smalto non copre nemmeno con 5 passate. Praticamente il colore che vedete qui nella boccetta non corrisponde assolutamente al colore che vi trovate sulle unghie. Con una sola passata è praticamente trasparente, con due passate comincia a vedersi qualcosa, ma è proprio uno smalto trasparente che poi ha un leggero riflesso rosa. Ma è uno smalto che costa tantissimo, perché se non erro costa una cosa tipo 15 euro, o forse 13-15 euro, adesso non ricordo precisamente. Io voglio comunque uno smalto coprente, magari non alla prima passata, ma alla seconda, terza passata deve essere coprente. È molto acquoso, molto liquido, quindi dovete stare anche attenti quando lo stendete perché va a depositarsi ai lati dell'unghia. Secondo me, per il prezzo che ha, non vale assolutamente la pena prenderlo, perché ci sono tantissimi smalti che costano anche 2-3 euro, come quelli Kiko, quelli Essence, Deborah, Debbie, insomma, gli smalti un po' più low cost che hanno colori simili. Anche L'Oreal ha fatto un colore simile a questo, non è un colore particolare, allora una persona può pensare di prenderlo qui perché non lo trova da nessuna parte. No, ci sono tantissimi smalti simili come colorazione a questo e che coprono anche alla prima passata, quindi io veramente ve lo sconsiglio. Magari ci sono tantissimi smalti OPI che sono buoni, di ottima qualità, durano tantissimo, però questo veramente io ho dato tantissime possibilità perché non potevo credere che uno smalto così costoso potesse essere così scarso. Altro prodotto con cui non mi sono trovata bene, mi dispiace perché io con questi ombretti mi trovo benissimo e ne ho tantissimi. È un ombretto di Astra che è il Soul Color. Adesso non so il numero, sarà scomparso. Comunque vi metterò giù nell'info box, magari lo ricerco sul loro sito. E questo ombrettino qui, che è un ombretto in crema waterproof, come un altro ombretto che ho utilizzato in un video nel make up autunno luminoso, che sono gli ombretti, appunto, sono ombretti in crema di Astra, molto molto coprenti, durano tantissimo, non fanno pieghetti, il colore è bello intenso. Io mi ero innamorata di questo colore, che è praticamente un colore petrolio, comunque no, verde petrolio. Mi ero innamorata di questo colore e pensavo che fosse buono, ottimo, come tutti gli altri prodotti di Astra. Però devo dire che mi sono trovata davvero malissimo. Questo ombretto, ragazze, si stende malissimo sulla palpebra. Quando voi lo applicate, praticamente vi trovate l'ombretto stesso a chiazze. Avete una parte in cui si accumula tutto quanto il colore, un'altra parte in cui è trasparente e va nelle pieghette, è oleoso, non so, non mi piace assolutamente. Vi ho detto, il colore è bellissimo e sarebbe stato bello altrettanto se appunto avesse avuto una buona scrivenza. Però non mi piace assolutamente, veramente. Adesso cerco di farvelo vedere, magari swatchato, però spero che riusciate a vederlo che non si stende assolutamente uniformemente. Comunque potete notarlo di più sugli occhi che non si stende uniformemente. Infatti una volta l'ho utilizzato per un trucco e ho dovuto poi mettere sopra un altro ombretto che poi mi ha fatto delle pieghette da solo, non mi piace assolutamente. E come ho detto sono rimasta molto male perché comunque altri ombretti di questa collezione, di questa marca, mi piacciono tantissimo e questo è l'unico che mi ha deluso. Altro prodotto che boccio è questo fondotinta di Avène, che è il fondotinta Couvrance compatto. Allora, ragazzi, perché boccio questo fondotinta? Non lo boccio perché è un prodotto pessimo,
che veramente non consiglio a nessuna. Lo boccio per una serie di motivi che vi esporrò a breve. Allora, questo fondotinta è un fondotinta ad alta copertura, un fondotinta compatto, formulato per le pelli sensibili, miste, con problemi, con acne, consigliato dai dermatologi, che trovate in farmacia, che ha un costo di 17 o 18 euro, insomma, tutte queste informazioni qui. Io l'ho comprato in un periodo in cui avevo molti brufoli da coprire e non volevo prodotti che mi facessero aumentare i brufoli. Devo dire che questo prodotto, nonostante sia molto coprente, non mi ha causato reazioni allergiche e fuoriuscita di nuove imperfezioni. Però, ragazzi, questo prodotto è un prodotto un po' difficile da stendere, per un po' significa tanto per me, perché non è un fondotinta che potete mettere così alla cavolo in 2 minuti la mattina prima di uscire, è un fondotinta che dovete mettere su una pelle, dovete stendere su una pelle molto idratata, quindi dovete idratarla prima. Poi dovete applicarlo o con un duo fibre o con una spugnetta bagnata o con l'acqua o con un'acqua termale. E poi dovete stare molto attenti quando lo stendete, perché se ne mettete poco non copre, se ne mettete un po' di più va a depositarsi nelle rughette, nei segni di espressione, e quindi più che coprire va a evidenziare altri difetti. Magari vi copre i brufoli, però vi evidenzia le rughette, quindi l'effetto finale non è naturale. Questo fondotinta, se lo stendete bene, con tutte le accortezze che vi ho detto, pelle idratata, poi mettete un po' di acqua termale, lo stendete con una spugnetta bagnata e strizzata e andate a tirare bene il colore e state un quarto d'ora a metterlo, vi copre e fa veramente un bel effetto, perché va a coprire le imperfezioni e a rendere questa pelle molto molto uniforme, molto omogenea. Però ci vuole davvero troppo tempo, e comunque non è l'unico fondotinta che copre così tanto. Adesso ci sono tantissimi fondotinta con nuove formulazioni che sono fluidi, sono liquidi, però riescono a coprire senza evidenziare segnetti, rughe di espressione. Come devo dirvi? Ci sono fondotinta che, nonostante siano fluidi e facili da stendere, che in 5 secondi, in pochissimo tempo, la mattina, riescono a darvi lo stesso risultato di questo. Quindi io non ve lo consiglio, anche per le colorazioni. Io ad esempio ho preso la 02 naturale, come vedete io l'ho usato, perché comunque l'ho usato. Però non va bene per la mia carnagione, perché la numero 1 è praticamente bianca e la numero 2 è già molto aranciata, e non va bene perché, come sapete, ho un sottotono neutro. Quindi veramente non mi è piaciuto, a parte il fatto che, come vedete, ha un foro in mezzo, l'ho utilizzato forse 2 settimane e già era così, quindi dopo un mese praticamente l'avrei finito. Per il resto vi ho detto, se avete la pazienza di mettervi lì a fare 1000 operazioni prima di stenderlo, a stenderlo con grande grande cura, ve lo consiglio. Ma un altro prodotto con cui non mi sono trovata per niente bene, che mi ha causato tantissime imperfezioni, è questa crema di erbolario che ho tenuto con me, non l'ho cestinata soltanto per farvela vedere in un video, ed è questa crema viso per pelli impure alla bardana e rosmarino. Allora ragazzi, so che tantissime ragazze si sono trovate bene con questa crema e tantissime ragazze altrettanto si sono trovate male. Io faccio parte della categoria di quelle che sfigate non si sono trovate bene. Per prima cosa, questa crema ha un odore orrendo, orrendo, di dopo barba scaduto. Vedete, il colore è questo azzurrino verde, è una crema che dovrebbe appunto regolare la produzione di sebo, adatta alle peli impure, con imperfezioni. Allora, vi racconto la mia esperienza con questa crema. L'ho comprata e ho iniziato ad utilizzarla una sera, e già appena l'ho applicata la sentivo pesante e sentivo che la pelle non assorbiva. Vabbè, l'ho provata la sera dopo, ho visto che col passare delle settimane la mia pelle peggiorava di giorno in giorno. Mi sono riempita la fronte di brufoli, questa zona qui di brufoli, brufoli grandi e dolenti, cioè brufoli veramente orribili, pustole, e ho detto magari è l'effetto della crema che sta depurando la pelle. Appunto, l'ho utilizzata ancora per un mese, ragazze, la mia pelle era devastata e per uscire dovevo farmi una maschera per non farlo vedere, una maschera di fondotinta. Io non amo tantissimo utilizzare tanto fondotinta, per questo ho detto la devo cestinare, voglio vedere proprio se lei. Non l'ho utilizzata per 2 settimane e la pelle è ritornata come prima. Ovviamente non è una pelle perfetta, ma sicuramente non così piena di imperfezioni. Io ho una pelle mista ma sensibile, non ho una pelle grassa, una pelle mista, quindi se avete anche voi una pelle mista ma sensibile non ve la consiglio. Magari è una cosa molto soggettiva per quanto riguarda le creme idratanti, però io ho avuto un'esperienza
bruttissima con questa crema, davvero mi ha rovinato la pelle. La sento molto molto, non so, come se fosse pesante. Ha questo odore di dopobarba scaduto che veramente si sente persistente, quindi lo sentite voi, a me veniva la nausea, lo sentite voi, lo sentono le persone che stanno accanto a voi, anche dopo 10 ore avete ancora questo odore di dopobarba. Io mi sono trovata malissimo con questa crema, davvero. Fatemi sapere anche giù nei commenti se qualcuna di voi l'ha provata, come vi siete trovate. Io sicuramente non la userò mai più, infatti dopo questo video la getterò via. Un altro prodotto con cui non mi sono trovata bene è un altro prodotto di Astra, che è questo mascara All Day Lashes One Day Tonight. Comunque che ha due praticamente step, può essere utilizzato di giorno e abbiamo questo scovolino qui che è un po' più largo e preleva meno prodotto, e poi abbiamo, si apre sotto e abbiamo un altro scovolino un po' più cicciotto, che è questo qui, che dà molto più volume. Allora ragazzi, perché questo mascara non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto perché la parte da giorno, l'idea era carina, cioè avere un mascara che potevate portare con voi in borsetta, quindi avere sia un effetto ciglia naturali che ciglia drammatiche, dall'effetto drammatico. Non mi è piaciuto perché la parte dedicata al giorno non si nota, cioè io ho anche le ciglia abbastanza lunghe, quando lo applico praticamente non si nota nulla, si nota soltanto che le ciglia sono nere invece di essere castane, però non dà volume, non dà lunghezza, quindi ho detto vabbè. La parte invece dedicata alla notte, questa si nota un pochino di più, quindi dà un effetto un po' più voluminoso alle ciglia, più nero, però fa tantissimi grumi. Pensate che io una volta l'ho applicato a casa di mia cugina perché non avevo il mascara, dovevamo uscire, ho detto vabbè, applico questo che avevo in borsetta, l'ho messo, mi ha fatto tantissimi grumi che poi sono andati a finire nell'occhio e mi hanno causato veramente un pianto incredibile, cioè mi hanno fatto bruciare tantissimo gli occhi e non riuscivo nemmeno più a rimuoverli. Grumi proprio di prodotto, perché il prodotto è pastoso, è molto pastoso. Io non mi sono trovata bene. Se erano tutti quanti i miei prodotti bocciati, fatemi sapere se il video vi è stato utile e se volete che ne faccia altri simili in futuro. Volevo ricordarvi che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso amatoriale che terrò a Napoli il 15 dicembre. Vi metterò a fine video la locandina in cui ci sono tutte quante le informazioni utili e giù nell'info box il link al gruppo a cui dovete accedere se volete partecipare. Quindi ragazze, questi erano tutti quanti i prodotti, fatemi sapere se anche voi avete questi prodotti, se vi siete trovate bene, se vi siete trovate male. E fatemi sapere anche giù nei commenti quali sono i prodotti che mi sconsigliate. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.